take my fall. I found what's missing inside. Break my fall. We enter the room. You're bright in the darkness, my love. In moments with you, benvenuti a The Eyes, il primo talent show tutto made in Italy, interamente dedicato ai giovani talenti, ai giovani artisti, ma soprattutto interamente dedicato alle arti visive. Oggi seconda puntata per quanto riguarda i miei ragazzi, che anche quest'oggi appunto si sfideranno, come sapete, in due prove, una tecnica ed una creativa, per cercare di superare la tappa e continuare questo viaggio che li porterà, insomma, uno alla vittoria di questa prima edizione di The Eyes. Ma proprio per questo, visto che oggi è giorno di sentenze, il primo in realtà, andiamo a vedere dove eravamo rimasti. Questo significa che Marco Abisso e Song Ang Yang saranno i due ragazzi che andranno al televoto e coloro i quali potranno vincere la prima tappa di The Eyes. Mentre ricordo ancora una volta che Michela Alberti e Valentina Sonzogni saranno le altre due ragazze che andranno al televoto e sarete proprio voi a scegliere, purtroppo, insomma, chi dovrà abbandonare questo programma. Ed eccoli qua i due ragazzi candidati alla vittoria di tappa, o proprio accanto a me, Marco Abisso e il nostro Song Ang Yang. E ora io ho la busta qua, scopriremo chi avete, devo dire, preferito attraverso il televoto. C'è stata tra l'altro una risposta molto sensibile, io vi ringrazio perché avete votato davvero davvero in tanti, questo ci fa capire, insomma, che già dalla prima puntata vi siete, come dire, affezionati, è vero, ai nostri ragazzi, che assolutamente meritano. Ebbene, allora, con, tra l'altro, dicevo, tanti televoti, vince con il 54,4, per essere precisa, 54% dei voti questa prima tappa di The Eyes, il nostro Marco Abisso. Marco, tanti tanti complimenti, chiaramente, anche perché veramente siete andati, insomma, sono arrivati veramente tantissimi voti, per cui siete, insomma, c'è stato veramente un bel ballottaggio. Tanti complimenti Song Ang, comunque, perché insomma sei piaciuto davvero tanto. Poi insomma tutto oggi ricomincerà praticamente da capo. Io intanto per Marco Abisso consegno, qui con me la pergamena. Ricordiamo che tra l'altro il vincitore di tappa, quindi intanto te la consegno facendoti tanti complimenti, Marco, davvero, e ricordando che tra l'altro ci sarà chiaramente per ogni vincitore di tappa un omaggio, che è il nostro Mabef, il nostro cavalletto, per cui insomma sarà un ricordo che porterai davvero con te per sempre. Io ragazzi vi congedo perché, come sapete, il televoto prevedeva di scegliere tra invece le due ragazze, che sono Valentina Sonzogni e Michela Alberti, chi tra loro due avrebbe dovuto, grazie Marco, ti congedo per il momento, continuare invece questo viaggio. Quindi chiamo intanto anche le ragazze Valentina Sonzogni e Michela Alberti. Ed eccole qua le mie ragazze, che sono Michela Alberti, che è qui con me, e Valentina Sonzogni. Io, prima di comunicare che cosa, chi tra le due avete scelto voi attraverso il meccanismo del televoto, quale, come dire, ragazza, quale concorrente che continuerà questo viaggio, volevo innanzitutto fare ad entrambe i complimenti, perché siete giovani, siete dotate, siete brave, e quindi avrete sicuramente un gran bel futuro davanti. Poi siete state scelte tra 500 ragazzi, quindi è già comunque una grande vittoria, questo insomma ancora prima di dare l'esito, per cui insomma davvero comunque tanti tanti complimenti. Allora, chi, il pubblico a casa, attraverso il meccanismo del televoto ha deciso di, come dire, scegliere come
con lei che chiaramente continuerà questo viaggio con il 65% di voti di preferenze è Valentina Sonzogni che continuerà questo viaggio, quindi grazie Valentina e complimenti. Io ripeto, volevo salutare la nostra Michela perché in realtà, insomma, come dicevo, insomma, sei stata splendida, sei stata bravissima, poi sei giovane, insomma, hai davvero un grande futuro davanti. Poi ripeto, già il fatto di essere qua è speriamo sia stata per te comunque una bella esperienza, ok? Speriamo, insomma, sì. di portarti fortuna per il futuro. E ricordo che tra l'altro la nostra Michela noi comunque la rivedremo, perché tutti i ragazzi faranno parte di una collettiva all'Umanitaria, alla Fondazione Umanitaria, che è uno degli spazi più prestigiosi, e tra l'altro organizzata con, scusatemi, il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune, dicevo, alla Fondazione Umanitaria, che è uno degli spazi così più prestigiosi che organizza eventi contemporanei di altissimo livello. Allora, volevo dare la parola a Michela e chiederti se comunque è stata una bella esperienza. Sì. Dai, beh, ci saranno sicuramente tante prove, no, nella vita che dovrei affrontare. No, quello di sicuro. Ecco, cioè, questa è piccolina, speriamo però sia stata piacevole. Sì. È stato un piacere averti nella mia squadra perché sei davvero brava e questo è indubbio. Quindi grazie. Ti facciamo tanti tanti in bocca al lupo, tanti auguri, un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Va bene Michela, grazie, ci rivedremo mille crepi. Sicuramente presto. E quindi, ed è vero, devo dare la pergamena, chiedo solo, mi farò dei segnali, ha ragione, è vero, scusami Michela, che è l'attestato di partecipazione a The Eyes, a questa prima edizione. Quindi noi adesso congediamo le ragazze, diamo la comunicazione, il tempo alla comunicazione dei nostri partner, subito dopo entreremo nel vivo della gara perché si riparte, quindi vi aspetto tra pochissimo. Break my phone. Reach the eye. Ed eccoci tornati in studio, bentornati. Allora, prima di andare a presentare i sette ragazzi che sono rimasti in gara, volevo fare una piccola precisazione, cioè che la Fondazione Umanitaria prevede nel Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune. Speriamo, insomma, che il patrocinio per questo evento, insomma, possa rivelarsi così una realtà. Non è ufficiale, ma ce lo auguriamo. Detto questo, andiamo a presentare i ragazzi, ricordando chi sono e partendo dalla numero 1, che è la nostra Ivana Abbate.
Alla postazione numero 2 troviamo Valentina Sonzogni. Alla numero 3 ritroviamo il nostro Marco Abisso. Alla postazione numero 4 Miriana Gamiddo. Alla postazione numero 5 Songang Yang. Alla numero 6 Chiara Martino. E alla numero 7 Adriano Bertazzoni. Ecco, questi sono i nostri sette ragazzi in gara, i nostri sette talenti, ma prima di dare inizio alla sfida che metterà alla prova proprio i nostri talenti, dobbiamo andare invece a scoprire chi saranno i giurati di questa settimana, per cui ho il piacere di cominciare col presentarvi una grande artista che è laureata all'Accademia di Brera, che ha svolto per anni, tra l'altro una storia particolare, attività di grafica pubblicitaria per aziende e agenzie di comunicazione a livello internazionale, prima che però il sacro fuoco dell'arte prendesse il sopravvento, facendole abbandonare, diciamo, questa professione per perseguire il suo grande amore, che appunto è l'arte, che l'ha portata a New York e poi a Londra, quindi insomma collaborando con prestigiose gallerie, ma soprattutto gallerie frequentate da personaggi del calibro, insomma, di Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, oppure insomma vanta, come dire, un grande onore, che è quello di essere stata ritrattista di Valéry Giscard d'Estaing, ex presidente della Repubblica Francese. Insomma, ho l'onore di avere con noi quella, una signora che tra l'altro il paradigma proprio della fuga dei pennelli di cui abbiamo parlato. Ho il piacere di presentarvi la signora Anna Pennati, che è qui con noi. Buonasera. Benvenuta Anna. Grazie. E poi insieme a noi colui il quale, tra l'altro, svelo subito, sarà il nostro presidente di giuria, membro del Comitato Scientifico dei Musei Civici di Vigevano, curatore dell'archivio del grande maestro spagnolo, tra l'altro artista poliedrico Salvador Aulestia, passando da direttore del Museo dei Beni Culturali dei Cappuccini per 6 anni, curando 80 mostre, fra cui l'arte dell'accoglienza con opere dall'antico al moderno. Il piacere di presentarvi Luca Temolo Dall'Igna. Piacere, buonasera. Buonasera e benvenuto. E poi insieme a noi questa sera un'altra donna, perché mi fa molto molto piacere, ha una laurea in storia dell'arte antica, in realtà più precisamente arte lombarda, e ha la grande incombenza, io la chiamo fortuna in realtà, di poter viaggiare, lei definisce come una trottola, dall'Africa all'Asia per assolvere quelle che sono le funzioni e responsabilità di gallery manager per la galleria di Primo Marella. Ho il piacere di presentarvi la signora Elena Micheletti. Buonasera e benvenuta, poi avremo modo insomma di parlare con i nostri giurati. E poi grande piacere per un collezionista appassionato di arte antica del Novecento italiano, tra l'altro introdotto all'arte da colui che ha sempre considerato grande maestro, prezioso maestro, ma soprattutto grande amico, che è il professor Zeri, che è stato tra l'altro un punto di riferimento insomma dell'arte in Italia. Io ho il piacere, il grande piacere questa sera di avere qui con noi il dottor Michelangelo Anelli. Buonasera. Buonasera. Allora, questi i nostri quattro giurati di questa sera, loro avranno, voi lo sapete, insomma, l'incombenza in questa prima prova tecnica di selezionare i due ragazzi, quelli che riterranno più meritevoli, che andranno a guadagnare 2 punti di bonus, e anche ad individuare i due ragazzi che considereranno meno meritevoli, che invece verranno penalizzati con 2 punti di handicap, punti che andranno a sommarsi o a sottrarsi da quella che sarà il punteggio della prova artistica. Ora chiederò proprio alla signora Anna Pennati, che insomma è una collega tra virgolette importante, tra l'altro, sicuramente, di introdurre la prima prova tecnica, quella per la quale, tra l'altro vi ricordo, i ragazzi avranno 5 minuti di tempo. Quindi Anna, prego. Perfetto. Allora, la prova di stasera
sarà quella dedicata all'ombra, per cui sarà chiesto ai ragazzi di disegnare un solido a scelta e le relative ombre, per cui quella propria e quella portata. Buon lavoro. Allora, grazie signora Pennati. Diamo quindi il via ai 5 minuti di tempo. Ecco, partiti. E allora, mentre i nostri ragazzi hanno cominciato a lavorare, io volevo parlare e chiacchierare un po' con voi, anche perché insomma siete voglio dire, le figure autorevoli di questo programma. Voi ci potete dare sicuramente una visione interessante anche, per esempio, di questa prova, e volevo chiedere proprio voi che cosa ne pensate di questa prima prova tecnica. Non lo so, chiedo al nostro presidente di giuria, per esempio. Beh, ritengo che sia apparentemente semplice come prova per un ragazzo che comunque proviene dall'Accademia, però in realtà metterà in luce delle capacità tecniche e una sensibilità, perché l'ombra, dal chiaroscuro in avanti a tutti gli autori, è un argomento molto difficile da trattare. E quindi penso che questa prova permetterà di comprendere meglio quelli che sono più tecnicamente preparati. Perfetto. E chiedo anche magari agli altri giurati se hanno voglia di esprimere così un pensiero proprio, dicevo, in merito a questa prova tecnica. I ragazzi devono fare quello che si sentono. Perfetto, grazie. Allora, Elena, chiedo anche a lei così un'impressione, un parere. Molto, appunto, nella sua semplicità, proprio perché richiede in qualche modo di poter dimostrare quella che è una capacità reale, appunto, di savoir-faire, però lascia comunque spazio a quella che è una verve assolutamente personale nella scelta dell'elemento, per cui la creatività, la personalità, penso che appunto si esprimerà nella scelta stessa. Certo, bene, io volevo fare invece un'altra domanda ad Anna, la signora Pennati. Che cosa si aspetta dalle opere dei nostri ragazzi, lei che è un artista? Ma mi aspetto di vedere qualcosa di bello, per cui sono molto interessata, stavo guardando nel frattempo, mentre diciamo, i colleghi parlavano, quello come si approcciano, come iniziano il lavoro, è molto interessante, per cui diciamo, al di là del risultato poi finale, è importante vedere anche come il ragazzo si mette al lavoro, proprio certo, con la tecnica, insomma queste piccole cose, che poi però sono molto importanti, anche per giudicare poi alla fine. Lei che è più occidentale, tra virgolette, crede che l'ombra sia altrettanto presente, sia altrettanto importante? È occidentale? Esatto. Indubbiamente sì, chiaramente l'ombra, come la definiva Leonardo da Vinci, è una privazione di luce, per cui nei posti dove la luce è già minore, come può essere nei paesi del nord, la differenza tra ombra e luce è meno evidente, comunque però c'è questa ricerca, certo. Se andiamo a vedere anche poi nella pittura antica, mm-hmm, troviamo. È vero anche che, ad esempio, parlando dei paesi del nord Europa, l'Inghilterra ha una grande tradizione sulle ombre, non dimentichiamo la National Portrait Gallery di Londra, che è ancora oggi un'istituzione tra le più quotate a livello internazionale e difende col ritratto, e quindi il ritratto richiede l'ombra, richiede la sfumatura, richiede proprio il contrasto, senza arrivare agli estremi di Caravaggio, ma comunque sempre presente. Quindi direi che l'ombra dipende un po' dalla scuola pittorica del paese in cui si va a collocare. Quindi abbiamo scelto una prova interessante, si può dire, sì? Intanto, visto che mi hanno detto che ho un pochino di tempo, volevo fare una domanda alla dottoressa Micheletti, visto che insomma abbiamo detto spesso si trova a viaggiare, mi è piaciuta questa cosa come una trottola, no? La immagino sugli aerei, insomma, una domanda, ma anche in Estremo Oriente danno così importanza alle ombre? Ma direi di sì, forse anche più che da noi, sì. Le scuole sono molto 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 buone, devo dire, ottime accademie. Allora, chiedo a voi giurati, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, qual è l'opera, come dire, che meglio rappresenta forse questo tema che è l'ombra? Ad uno di voi. Tutti i dipinti antichi dei grandi maestri
sono impostati sull'ombra. Basta scegliere. Perfetto. Allora, la ringrazio, noi dobbiamo dare tra un attimo, 3, 2, 1, stop, lo stop ai ragazzi. Ragazzi, il tempo a vostra disposizione è terminato, quindi io mi auguro siate riusciti a compiere, a realizzare la vostra opera. Adesso diamo tempo ai nostri giudici per consultarsi, anche perché, quindi prego, potete cominciare, proprio perché l'esito, ricordavo, di questa prova determinerà i due ragazzi che guadagneranno 2 punti e i due che invece ne perderanno 2, che andranno appunto a sommarsi o a sottrarsi dal risultato, dal punteggio della prova artistica. Ma ora devo dare la parola ad un'altra donna della giuria, che è la dottoressa Micheletti, perché a lei l'onere e l'onore di comunicarci l'esito della prima votazione. Prego. Allora, dopo un dibattito particolarmente vivace, ho il piacere di comunicare che i vincitori di questa prima prova sono la signora Chiara Martino, con un'opera che ci è piaciuta particolarmente, e Adriano Bertazzoni. Le opere meno meritevoli per questa prima prova, ma confidiamo quindi nelle prove che verranno, sono invece di Miriana Gamiddo e di Ivana Abbate. Perfetto, quindi grazie dottoressa Micheletti, grazie a tutta la giuria che ha votato. Quindi ricordiamo che Chiara Martino e Adriano Bertazzoni guadagnano questi 2 punti di bonus che andranno a sommarsi al punteggio della seconda prova artistica, mentre Miriana Gamiddo e Ivana Abbate hanno questo invece deficit di 2 punti, ma i giochi sono assolutamente aperti, ragazzi, mi raccomando, non perdetevi assolutamente d'animo, siete tutti straordinari. E noi adesso diamo la parola alle comunicazioni dei nostri partner, ci rivediamo tra pochissimo, quando cominceremo con la prova regina, che è la prova artistica, tra poco. Break my fall. Reach the eye. Bentornati in studio, eccoci, siamo pronti per introdurvi quella che abbiamo definito, insomma, può essere la prova regina, che è la prova artistica. Quindi do la parola al nostro presidente di giuria, che è il dottor Luca Temolo Dall'Igna, e a lui il piacere di introdurvi il tema di questa settimana. Sì, grazie. Allora, il tema di questa settimana parte da una frase che è la bellezza salverà il mondo, e aggiungiamo noi in particolare anche l'Italia, una frase presa da un libro di Dostoevskij, L'Idiota, e è un tema che va affrontato secondo diversi aspetti, può essere affrontato secondo un aspetto puramente estetico, quindi la bellezza intesa in senso artistico puro, o anche in senso più ironico o anche da un punto di vista sociologico, e quindi l'arte, la bellezza, che possono essere sviluppati anche nel campo della moda e di tutte le ricchezze artistiche che abbiamo in Italia. Perfetto.
perfetto, la ringraziamo. I ragazzi hanno quindi hanno già cominciato, stanno cominciando a realizzare quelle che sono le loro opere. Ricordiamo che avranno 2 ore di tempo per esprimere a loro modo, per l'appunto, la visione di questo tema. Noi intanto invece dobbiamo dare la linea, abbiamo un collegamento telefonico con Affari Italiani, che sapete è un nostro media partner, Affari Italiani, che è tra l'altro un quotidiano online il più importante, vanta addirittura 200.000 visualizzazioni al giorno, per cui tra l'altro Affari Italiani è il sito dove è possibile anche televotare. Insomma, siamo in collegamento con Andrea Radice, proprio di Affari Italiani. Buonasera dottor Radice, benvenuto. Grazie, buonasera a voi, ai giurati, ai concorrenti, grazie, e agli spettatori soprattutto. Buonasera a tutti. Grazie. Allora, signor Radice, il tema di questa sera è: la bellezza salverà il mondo, noi aggiungiamo in particolare l'Italia. Visto che Affari Italiani, che è un quotidiano online tra i più accreditati, soprattutto politico-economico, e quindi molto attinente anche con quello che è il tema della nostra puntata, volevo proprio chiedere a lei cosa ne pensa. Ma penso che la bellezza salverà il mondo, soprattutto quando interpretata con intelligenza, creatività e anche un po' di ironia. Quello che voi state facendo va in questa direzione, un talent sull'arte, sulla pittura va in questa direzione, e unendo la bellezza appunto all'intelligenza, che gli uomini hanno sempre creato il meglio di quello che possono fare, la bellezza anche delle parole. Approfitto per dire che su questo tema, soprattutto sui social network, abbiamo lanciato come Affari Italiani un'iniziativa che è quella di parole in e parole out, cioè quali parole non segnano più il nostro tempo e quali invece lo stanno caratterizzando. Ecco, andiamo tutti nella stessa direzione, per cui sì, ci auguriamo che sia questa una delle forze del prossimo futuro. Signor Radice, è stato gentilissimo, le ringraziamo come sempre per i suoi interventi. Grazie ancora. Mi raccomando, i telespettatori, televoto tutte le settimane. Grazie ancora, signor Radice, buonasera, grazie, alla prossima settimana. Affari Italiani, il quotidiano online. Buonasera a voi. Buonasera, buonasera. I ragazzi stanno realizzando, stanno lavorando, stanno realizzando le loro opere, e a me piacerebbe chiedere ai nostri giurati qualche impressione. Le prime, così a caldo, visto che state girando per lo studio, state osservando. Quindi chiedo alla signora Anna Pennati, sì. A lei. Ma una cosa interessante, secondo me, è che questi ragazzi abbiano affrontato diverse tecniche, per cui abbiamo potuto vedere, osservare l'acquarello piuttosto che l'acrilico, l'olio, oppure il materico. Per cui è interessante come non abbiano paura di sperimentare questi ragazzi, ed è una buona cosa, perché poi diciamo si avrà modo poi nel corso della carriera di un artista di andare avanti, e se uno non ha paura di sperimentare, alla fine troverà quella che è la sua poi via, il suo modo di esprimersi al meglio, e questo insomma è una buona cosa, mi piace. E c'è qualche lavoro magari in particolare che l'ha, non lo so, magari sorpresa, lei che è un'artista? Sono andata a chiedere un po' in giro ai ragazzi, mi incuriosiva, e ho chiesto: parlami del tuo lavoro, per riuscire a capire se loro avessero poi un'idea chiara di quello che volevano fare, perché a volte succede che magari uno ha un'idea un po' confusa, e questa confusione si riflette poi nel lavoro, uh-huh. E si vede, si nota. Allora, quando notavo qualche cosa di non ben chiaro, chiedevo, perché magari era ancora da portare a termine il lavoro e non era ancora espressa bene, no? Però ho notato che tutti hanno avuto, bene o male, una risposta abbastanza esauriente. Perfetto, grazie signora Pennati. Prego. Grazie infinite. Allora, volevo chiedere al dottor Luca Temolo Dall'Igna, invece a lei, ho visto che anche lei girovagava, osservava, chiacchierava, e quindi anche lei impressioni o... Ma sì, diciamo che per giudicare le opere aspetterei la fine di vederle tutte, certo. Vicino, perché alla fine il giudizio è relativo al confronto uno con l'altro.
mi interessava invece vedere l'approccio dei ragazzi verso questa trasmissione, che ritengo per loro un'occasione veramente importante. Quindi volevo capire se avevano compreso questa possibilità e come ci si avvicinavano. E ho visto che quasi tutti, diciamo, sono ben disposti a questa cosa. Questo è fondamentale, perché poi nella carriera bisognerà essere molto disponibili nel campo dell'arte per poter raggiungere le mete volute. Grazie infinite. Grazie anche a lei. Allora, dottoressa Micheletti, anche a lei la stessa domanda, e poi magari anche un'altra ne vorrei fare. Prego. Anche a me è piaciuto molto vedere proprio l'incipit, la genesi di queste opere, e devo dire, come ha detto Anna, mi è piaciuto molto constatare il fatto che questi ragazzi avessero le idee molto chiare su quelle che erano le loro intenzioni, e non mi sembra una cosa affatto scontata. Non sono stati pigri in termini intellettuali, hanno voluto accostare temi anche in maniera decisamente impegnativa, tipo io ho avuto il piacere di parlare un attimino con Mariana, che mi sembra si stia rifacendo brillantemente dalla prova precedente, la quale addirittura vuole affrontare temi religiosi, quindi una scelta decisamente controcorrente e appunto impegnativa. Per quanto riguarda il giudizio, aspettiamo il procedere delle opere, e poi mi è piaciuto moltissimo vedere anche la distanza che esiste nella realizzazione delle opere tra carta e tela, cioè la sapienza che hanno avuto nell'affrontare appunto linguaggi molto diversi, contratti stilistici molto diversi. Appunto, abbiamo visto le opere sul nascere, vediamo poi quella che sarà la realizzazione conclusiva. Grazie, perfetto. E grazie dottoressa Micheletti. Ed ora dottor Anelli, anche a lei la stessa domanda. Sì, vedo tanta buona volontà, e come dice il collega aspetterei a vedere le opere finite, perché così si è ancora proprio molto all'inizio. Posso fare una domanda a tutti e quattro? Io mi metto un po' dalla parte dei ragazzi, che sono tra l'altro tutti molto giovani, no? Per cui c'è anche un po' forse così di ansia, di tensione, voglio dire, comunque saranno tra virgolette giudicati, poi come diceva giustamente la signora Pennati, con tutta l'umiltà del caso, trovate che siano coraggiosi, cioè trovate che abbiano, voglio dire, oggi è difficile inventare qualcosa di nuovo nell'arte, giusto? Qual è l'ingrediente di cui probabilmente loro hanno bisogno anche, no, per riuscire a distinguersi? Non lavorare solamente sull'inventiva, perché si è visto di tutto e di più. Esatto. Secondo me è anche di un confronto costante con persone che in qualche modo li possano giudicare, consigliare, prive di in qualche modo secondi fini. E anche poi, come stanno facendo, collaborare senza paura di far vedere i propri lavori o di esprimere le proprie idee, per paura che uno le copi, le riproduca, perché l'importante è farle meglio, non farle diverse a volte. Quindi le famose sinergie, no? Che poi sì, sono utili un po', forse anche in tutti i campi, non solo tutti in campi, questo. Tutti i campi, per crescere è necessario proprio scambiarsi le idee, senza paura. E da artista, signora Pennati? Credo che questa sia una buona opportunità, poter anche confrontarsi così anche tra di loro, al di fuori dalle accademie, ma proprio in un campo che forse è nuovo. C'è la televisione, un qualcosa che appunto è un nuovo palcoscenico per loro, sia una cosa molto interessante. Perfetto, vi ringrazio e adesso assisteremo a breve a quelle che sono, insomma, a quelle che saranno le opere compiute, chiaramente. Break my fall. Reach the art.
Ed eccoci tornati in studio, siamo arrivati a quello che è, diciamo così, il momento più atteso forse della trasmissione, cioè il momento in cui decreteremo la classifica di questa puntata. Ora chiamerò i miei 7 ragazzi, ognuno dei quali avrà un massimo di 30 secondi per presentarci la propria opera, così che avremo modo di capire come hanno interpretato questo tema e dopodiché la giuria chiaramente potrà esprimere i propri voti. Quindi cominciamo subito dalla numero 1, da Ivana Abbate, che è qui con me, quindi benvenuta Ivana. Grazie. Anche per te, dicevo, 30 secondi per presentarci quella che è la tua opera. Perfetto, allora, appena ho saputo del tema ho pensato subito a Schopenhauer, quando parlava delle tre vie della salvezza dell'uomo, e tra queste appunto c'è la contemplazione dell'arte, e quindi ho voluto raffigurare appunto l'azione contemplativa, in questo caso l'opera contemplata è il Davide di Michelangelo, in quanto incarna il canone di bellezza per eccellenza in Italia. E tra due soggetti che ho raffigurato, che osservano appunto il David, c'è un bambino, e questo vuole essere un invito ad educare le nuove generazioni a quella che è la nostra arte e la nostra cultura, perché secondo me viene data troppo poco importanza, insomma, al nostro patrimonio artistico. Perfetto, grazie Ivana, sei stata chiarissima. Ora quindi la parola ai nostri giudici, quindi cominciamo con la signora Anna Pennati, che potrà dare il voto e se vorrà anche un commento chiaramente, sì, sull'opera. Certo, allora premetto che i miei saranno giudizi un po' più tecnici. Allora, io vedo che c'è molto lavoro, c'è comunque stato impegno, e però la composizione è un po' sbilanciata, per cui il mio voto è un 6. Quindi un 6 da parte della signora Anna Pennati. Passiamo al dottor Luca Temolo Dall'Igna, prego. Sì, io i voti che darò a tutti gli artisti sono relativi ai loro lavori, cioè si chiudono qui dentro, quindi non è un confronto con quello che poi potranno fare fuori, è difficile questo, non lavorare qui in poco tempo, e quindi mi limito a dire che il voto è un 6. Perfetto, ringraziamo. Poi il turno della dottoressa Elena Micheletti, prego. Anche per me 6, l'esecuzione è buona. Trovo che il tema, il messaggio non passi subito. Ok, grazie. E adesso, dottor Anelli, Michelangelo, a lei. Do 8 perché è un quadro profondo, metafisico e inquietante. E a me piace molto. Perfetto, la ringrazio. Allora, il punteggio totale è di 26. Da questi 26 punti dobbiamo togliere, correggetemi se sbaglio, sì, i due punti che la nostra Ivana aveva purtroppo subito come deficit nella prova precedente, quindi scendiamo a 24, questo è il tuo punteggio, ti ringraziamo Ivana, complimenti. E ora invece passiamo la parola a Valentina Sonzogni. Grazie. Eccoci Valentina, anche per te. 30 secondi per presentarci la tua opera. Io, da La bellezza salverà il mondo, ho deciso di fare il mondo, inteso come la terra o il terreno, salverà la bellezza, quindi la natura. Io sono sempre molto breve. Perfetto, va benissimo. L'importante è riuscire a esprimere il concetto e quello che volevi chiaramente trasmettere. Quindi passiamo subito con la votazione. La signora Anna Pennati, prego. Per me è un 7. Un 7, grazie. Dottor Luca Temolo Dall'Igna. Qui trovo il tema centrato col quadro e quindi do 7 anch'io. Perfetto. E ancora la dottoressa Elena Micheletti. Premettendo che è un quadro molto lontano dal mio linguaggio, mi piace molto. Lo trovo molto riuscito in termini di messaggio, proprio perché io l'avevo letto in maniera completamente diversa, ciò nonostante mi aveva conquistato, per cui gli do un 8. Grazie. E poi, dottor Michelangelo Anelli, a lei. Ammiro lo sforzo, poi devo dare 3. Ok. Grazie. Va bene, grazie a lei. Allora, il punteggio, quindi totalizzato dalla nostra Valentina, è di 25. Valentina non aveva né bonus né deficit, per cui a posto così. Quindi grazie Valentina, anche a te complimenti, in bocca al lupo. E poi, ed ora invece è il turno di Marco Abisso, che chiamo qui con me. Quindi grazie Marco, mi serve il microfono, chiedo scusa, ecco, grazie mille Valentina, non l'ho preso io. Perfetto Marco, a te la parola. Sì, volevo così un attimino dire quello che penso in merito al tema, e penso sia chiaro, scritto, se volete ve lo leggo comunque.
Come preferisci, però insomma credo che sia... abbastanza chiaro, anche da casa, si riesce a leggere, non lo so. Sì, assolutamente, va bene. Bene. Ok, perfetto. Marco, ti ringrazio, diamo la parola grazie ancora una volta ai giudici, stai pure qui con me, per cui la parola alla signora Anna Pennati. Allora, per me è un'opera convincente, do un 8. Perfetto, grazie. Dottor Luca. Sì, ho avuto modo di parlare con lui prima e quindi... una personalità importante che però va anche controllata e comunque do un 8. Perfetto, grazie. Un 8 anche quindi da parte del dottor Dall'Igna. Poi dottoressa Micheletti, a lei. Io do un voto cumulativo anche con l'opera della prova tecnica che mi era piaciuta molto ma che non avevo potuto votarla in quanto dovevamo valutare appunto gli aspetti tecnici. Le trovo entrambe ben riuscite, convincenti, come diceva Anna, funzionano, non hanno bisogno di aggiunte, 8. Perfetto, e grazie. E dottor Anelli, a lei la parola. È un quadro a metà, mi piace molto la parte non scritta. Voto 3. 3, va bene. La ringraziamo, quindi in questo caso il punteggio totalizzato da Marco Abisso è di 27, quindi grazie Marco, complimenti a te in bocca al lupo. Ed ora invece è il turno della nostra piccola Miriana Gamiddo, è di età perché poi invece è una grande artista, quindi buongiorno. Anche a te Miriana, 30 secondi per presentarci la tua opera. Io non mi sono sentita in grado di poter dare una definizione di bellezza in quanto tale. Dalla frase "la bellezza salverà il mondo" io mi sono sentita di dire che la religione, non intesa come religione vera e propria, ma probabilmente come fede, la fede di credere in qualcosa, e in questo caso l'emblema di Cristo è il volto per eccellenza, mi ha permesso di raccontare quello che ho bisogno di dire in questo momento. Perfetto, e allora grazie anche a te Miriana, e ancora una volta la parola ai giudici, quindi alla signora Pennati. Io trovo che ci sia una buona sperimentazione e il mio voto è un 7. Perfetto, grazie. Ed ora è il turno del dottor Temolo Dall'Igna. Per me il voto è 8. 8, perfetto. E ancora la dottoressa Micheletti. Un'opera coraggiosa, ambiziosa, non mi convince fino in fondo in termini cromatici, però proprio in virtù del messaggio comunque di fortissimo impegno, 7. E grazie. Ed infine il dottor Anelli. Trovo dei colori molto moderni, divertenti. Dovrebbe essere un quadro che dovrebbe essere esposto in una galleria a New York. Voto 7. Grazie. Per un punteggio quindi totale di 29, però attenzione Miriana, purtroppo nella prova tecnica aveva come dire, subito questo deficit di 2 punti, quindi a 29 dobbiamo togliere 2 punti, scendiamo a 27, che però è un ottimo punteggio mi sembra, quindi complimenti anche a te, grazie. Ti prendo il microfono Miriana e diamo ora invece la parola al nostro Songhan Yang. Ecco qui, ti passo il microfono, anche a te 30 secondi di tempo. Ho lavorato teschio con bottiglie vuote. Avevo espresso tipo vanitas con colore bianco per esprimere paradossalmente. Pensavo che questo è il principio di bellezza. Sì, grazie. Perfetto, grazie, grazie Songhan, anche a te complimenti chiaramente. Passiamo ai voti da parte della giuria, quindi cominciamo con la signora Pennati. Sì, l'idea mi era piaciuta, però la composizione è un po' sbilanciata, per cui il mio voto è un 6. È un 6. Poi ancora il dottor Temolo Dall'Igna. Ho visto l'opera in fase di realizzazione e mi piaceva molto. Secondo me si è perso un po' nella fase finale, cioè se si fermava a metà era un 7, così mi sento di dire anch'io un 6. Ok, grazie. E ancora la dottoressa Micheletti. Completamente d'accordo con Luca. 7 in potenza, 6 voto finale. Ok, e ultimo il signor non per... È un quadro che non capisco, voto 3. Per un punteggio totale
di 21, questo è il tuo punteggio, quindi Songhan anche a te grazie. E passiamo ora, mi raccomando, ragazzi, attenzione, voi non demoralizzatevi perché insomma passo la parola a Chiara Martino che ci presenta la sua opera. Prego Chiara. Allora, ho lavorato su una cicatrice perché ho trovato una doppia valenza, secondo me, su questa cosa. Ha un aspetto negativo, ovviamente, in quanto è una traccia, un segno che rimane, ed è visto come, può essere visto come una non valorizzazione di quello che abbiamo, di quello che abbiamo intorno, quindi della bellezza. La bellezza, secondo me, è qualsiasi cosa, da banalmente un tramonto a un abbraccio, una cosa, qualsiasi cosa. La valenza positiva invece comunque è una è personale, è una congiunzione di due parti di te stesso e comunque serve per andare avanti, comunque è una cicatrizzazione, quindi... Certo, è chiaro, è chiaro. Perfetto, grazie Chiara. Ora sentiamo quale sarà il responso dei nostri giurati e quindi sì. Prego. Mi piace questa combinazione tra il velato e il materico, per cui il mio voto è un 8. È un 8, quindi grazie alla signora Pennati, poi passiamo al dottor Dall'Igna. Sì, il dipinto è interessante, la spiegazione meno convincente, quindi faccio una media tra le due, do 7. Grazie, quindi un 7, poi passiamo alla dottoressa Micheletti. Bello in termini visivi, ma manca il quid che faccia la differenza, 6. 6. E poi ancora il dottor Anelli, Michelangelo. Mi sembra un quadro di Fontana orizzontale. Tra l'altro Fontana non pittore ma inventore. Voto 3. 3. Ed esagero. Va bene, ok. Quindi per un totale in questo caso di 24 punti, ricordiamo che Chiara nella prova precedente aveva... era risultata una delle due ragazze più meritevoli, quindi ha un bonus di 2 punti che ci permette di salire a 26, quindi grazie Chiara, anche a te complimenti. E passiamo, ultimo non per merito, Adriano, tocca a te Bertazzoni che ci racconterà della sua opera. Allora, la bellezza salverà il mondo, diciamo, secondo una visione critica. La bellezza per Dostoevsky rappresenta la verità, quindi non la bellezza in sé delle cose, ma la verità più profonda. E in questo caso l'ombra così incombente raffigura la bellezza, mentre invece l'idea contro l'idea del David, che comunque è eterna. Grazie anche a te allora Adriano, passiamo alle votazioni, quindi cominciamo con la signora Anna Pennati. Sì. No, prego, prego, mi perdoni signora Pennati, se vuoi aggiungere qualcosa. Come mai il David, perché comunque un'icona, un'icona della bellezza italiana, rappresenta anche un periodo, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Perfetto Adriano, grazie per la precisazione, innanzitutto serve, voglio dire, per completare poi quella che è l'opera, quindi signora Pennati a lei, grazie. Sì, diciamo che l'idea è buona, però diciamo graficamente quell'ombra è un po' troppo incombente, per cui secondo me... Il mio voto purtroppo è un 6. Un 6. Grazie, passiamo al dottor Temolo Dall'Igna. Anche per me il voto è 6 in questo caso. Un 6 anche per lei, dottoressa Micheletti. Ero follemente innamorata dell'altra opera della prova tecnica, a cui avrei dato 8, qui invece purtroppo do 5. 5, grazie. Grazie al dottor Anelli, quindi un 4 che ci permette di raggiungere un punteggio totale di 21. Anche Adriano aveva guadagnato un bonus di 2 punti nella prova precedente, quindi da 21 saliamo a 23, questo è il tuo punteggio totale. Allora io a questo punto ho finito, ragazzi, sì esatto, sono stati tutti come dire, giudicati, ora scopriremo quella che sarà chiaramente la classifica. Io volevo fare comunque un complimento chiaramente a tutti, perché poi insomma ripeto, sono ragazzi tra l'altro particolarmente eterogenei anche proprio a livello di idee, a livello di stili, per cui insomma comunque complimenti per quello che avete realizzato. E adesso a brevissimo scopriremo quella che è la classifica e quindi scopriremo i due ragazzi
che saranno, che andranno al televoto, tra cui ci saranno, ci sarà il possibile, quello che diventerà poi il vincitore di tappa, i due, diciamo così, migliori, quelli che hanno realizzato le opere ritenute migliori, e invece i due ragazzi che saranno considerati meno meritevoli andranno al ballottaggio per, nel televoto, e che rischieranno di lasciare il programma. Quindi ora vediamo, scopriamo insieme la classifica. E andiamo ora a leggere insieme quella che è la classifica, che vede al settimo posto Songan Yang con 21 punti, al sesto posto Adriano Bertazzoni che ha totalizzato 23 punti, al quinto posto Ivana Abate con 24 punti, al quarto posto Valentina Sonzogni con 25 punti, al terzo posto Chiara Martino con 26 punti. Ed anche questa settimana c'è un esequo tra Marco Abisso e Miriana Gamiddo, che hanno totalizzato l'uno per l'altro 27 punti e quindi andranno al televoto. Per cui attenzione, perché ora, amici, tocca a voi. Come dicevo anche la settimana scorsa, è il, come dire, il vostro turno, perché sarete proprio voi a decidere chi tra i ragazzi passerà, diciamo, il turno, quindi vincerà la tappa, e chi invece dovrà abbandonare per sempre la trasmissione. Quindi attenzione, perché avrete la possibilità di votare tra Miriana Gamiddo e Marco Abisso per decretare tra questi due ragazzi il vincitore di tappa, e tra Adriano Bertazzoni e Songan Yang chi invece volete salvare. Allora, attenzione, perché il meccanismo, dicevo, del televoto è davvero molto importante, nel senso che vi permette di esprimere quelle che sono le vostre preferenze, dicevo, di sostenere quello che è, tra virgolette, il vostro beniamino, ma soprattutto è importante perché così facendo permetterete soprattutto, insomma, di dare la possibilità ai ragazzi di continuare questa esperienza meravigliosa. Vi ricordo che sarà possibile quindi televotare sul sito di Elite Shopping, quindi www.eliteshopping.tv, e sul sito di Affari Italiani, che è invece www.affariitaliani.it, mi raccomando. Allora, i ragazzi che sono andati al televoto, lo ricordo ancora una volta, i due potenziali vincitori di tappa, Miriana Gamiddo e Marco Abisso, mentre i due ragazzi che sono stati considerati, insomma, meno meritevoli, tra cui potrete scegliere però chi salvare, che sono Adriano Bertazzoni e Songan Yang. Mi raccomando, televotate, perché è importante sostenere questi ragazzi, poi insomma il vostro beniamino. Ricordo tra l'altro che sarà possibile cominciare a televotare non appena la trasmissione sarà terminata, fino a venerdì 19 settembre a mezzanotte, quindi mi raccomando, e che potrete esprimere un massimo di due voti. Il risultato poi lo scopriremo nella prossima puntata, che vedrà protagonisti i miei ragazzi, che sarà quella del 27 settembre. Vi ricordo un'altra cosa, che potrete collegarvi al sito di Television Net per rivedere delle clip con i momenti salienti, più divertenti della trasmissione. So che lo avete fatto. Ecco, ricordo che ogni giorno il palinsesto di Elite Shopping TV prevede delle repliche, per cui potrete eventualmente rivedere la puntata ogni giorno. La prima replica ci sarà lunedì alle ore 21. Io volevo dare intanto un in bocca al lupo ai miei ragazzi, a tutti quanti. Volevo ringraziare lo staff, la produzione. Volevo ringraziare, tra l'altro, permettetemi, in particolare per l'idea del tema La bellezza salverà il mondo, Enrica Governi, che è stata photo editor per importanti riviste di moda a livello internazionale, per cui la ringraziamo, visto che il nostro è un lavoro d'equipe. È giusto ringraziare tutti coloro i quali impiegano energie per la buona riuscita di questa
trasmissione. Io intanto volevo chiamare i ragazzi qui con me, perché la trasmissione è loro, sono loro i protagonisti delle loro opere, mi raccomando non lasciateli soli, sono tutti bravissimi e poi vedete ogni settimana tutto davvero può cambiare, per cui mi raccomando, noi vi ringraziamo, vi aspettiamo sabato 27 settembre, io ed i miei ragazzi, mi raccomando sosteneteli, perché per loro è davvero un'esperienza importante. Grazie ragazzi, a tutti quanti, e a voi a sabato 27 da Federica Piano e da tutti noi. A presto. Break my combine my love like the motion of